Fino al 13 maggio, nel porticato del cortile d'onore di Palazzo Lascaris, è allestita la mostra Il Battaglione Alpini Piemonte 1943-1945, la guerra di liberazione delle forze armate italiane. La mostra, curata da Soarma Torino con il Comitato Resistenza e Consiglio regionale, illustra con immagini e documenti le operazioni militari in Italia al fianco degli alleati, la tragedia degli internati militari nei lager tedeschi, il ruolo dei militari nelle formazioni partigiane nel centro-nord, il sostegno alla resistenza da parte degli alleati e dello Stato Maggiore Generale italiano. Una mostra per indagare ancora una pagina di storia non del tutto conosciuta. Devo dire che è una pagina di storia che è molto conosciuta dagli storici, da quelli che si interessano di queste attività, però socialmente e collettivamente è ancora molto ignorata. Noi vogliamo, attraverso queste immagini, questa mostra e attraverso ancora quei pochi testimoni che ci sono, ricordare alla nostra Italia e alla popolazione quello che è stato il contributo delle forze armate alla lotta per la liberazione dell'Italia. E vogliamo ricordare una generazione di ragazzi che ha fatto una scelta coraggiosa e determinante per la democrazia e la libertà. Non tutti i militari l'8 settembre hanno buttato la divisa e sono andati a casa, ma circa la metà di loro hanno volontariamente accettato o di partecipare alla guerra di liberazione assieme agli alleati e quindi combattere contro i tedeschi lungo l'Italia, o combattere nella resistenza e sulle nostre montagne per la libertà del nostro territorio e di altri territori che erano occupati dai tedeschi. E 600.000, ricordare anche quei 600.000 internati militari, cioè prigionieri italiani che erano nei lager tedeschi e che hanno preferito continuare a rimanere internati nei campi di concentramento per 2 anni al posto di dover accettare la collaborazione con i tedeschi e con la Repubblica Sociale. A distanza di 71 anni possiamo dire che al di là delle scelte politiche fu comunque una lotta tra italiani contro italiani. Beh, in certo senso sì, però bisogna dire quello che noi come internati militari non abbiamo partecipato di persona alla lotta di liberazione perché eravamo all'estero. Praticamente il 25 aprile, noi lo ricordiamo perché è una data storica, però noi eravamo ancora tutti all'estero praticamente. Noi siamo rientrati nell'agosto del 1945, quindi eravamo fuori praticamente. Le cose le abbiamo sentite così, per sentito dire, diciamo. Fu una scelta coraggiosa, una scelta da parte sua, come di tanti altri, decisa? Non ho deciso, perché praticamente lì, quando ci hanno detto passate la Repubblica Sociale o sarete considerati soldati traditori, lì non c'era mica da dormirci sopra. La risposta doveva essere secca e immediata, quindi o sì o no, non c'era da esitare tanto. La maggior parte, quelli che hanno detto sì, sono stati pochissimi. Noi eravamo in 4.000 nel campo di concentramento dove ci avevano catturati, che sono usciti aderiti, diciamo così, alla Repubblica Sociale. Saranno stati una decina di quei 4.000 che eravamo.